Benvenuti a Il Punto, trasmissione dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa. Come sempre ospiti di questo format eh, televisivo, due eh, consiglieri regionali, due donne quest'oggi, due capogruppo. Eh, per Fratelli d'Italia, Eleonora Pace è qui con noi nel nostro studio, per il Partito Democratico, Simona Meloni. Comincio con la politica e l'attualità, questo è un anno di eh, grande vivacità politica, di, anche di possibili grandi movimenti eh, causati dalle elezioni. Praticamente un anno di voto eh, si è iniziato con un centro-sinistra che ha conquistato la Sardegna, si è ricompattato il centrodestra e ha preso l'Abruzzo, adesso arrivano a giugno. Elezioni europee, elezioni in tanti comuni, tante città dell'Umbria importanti. Le elezioni per Simona Meloni sono cominciate però prima, perché so che riguardo. L'omonima Giorgia Meloni e eh, Simona Meloni, capogruppo del PD, ha detto che la venuta di Giorgia Meloni in Umbria è stata un grande spot elettorale, ha aperto la campagna elettorale. E dimenticando, mh, dice Simona Meloni, di essere al governo ormai da un anno e qualcosa sì. e che la regione è amministrata dal centro-destra. Esatto. Quindi insomma, una stoccatina alla sua omonima Premier. Sì, Beh, eh, sì intanto grazie. È arrivata in Pompa Magna eh, Giorgia Meloni in Umbria, mi sembra anche un paio di volte nell'ultimo periodo e, e ha, sì, secondo me, dimenticato che, insieme, insomma, alla propaganda e allo slogan del buon governo eh, o alle promesse per quello che sarà, eh, ha dimenticato che è al governo da circa un anno e mezzo. E in questo anno e mezzo insomma per ora eh, sicuramente tanti proclami e tante promesse io eh, dico sempre che eh, una donna giovane eh, anche con la gavetta che riconosco lei ha fatto quindi la fatica anche di militare in un partito e arrivare ad essere premier io speravo sicuramente in politiche anche eh, per le donne per la famiglia sicuramente eh, che si potesse fare di più. Eh, ricordo quando insomma, aveva promesso eh, sgravi e sostegno per il secondo figlio, ormai un quarto delle donne fa fatica anche a fare diciamo, un solo figlio e eh, quello che oggi insomma, invece ci troviamo a dover vivere. Eh, tra l'altro in una regione che è amministrata ormai diciamo, da cinque anni, infatti siamo prossimi alle elezioni, dal centrodestra. Quindi vorrei che insomma, sul tema... Dello sviluppo economico anche in Umbria, eh, non parliamo della sanità, su cui magari non so se torneremo, ma insomma sì. mi sembra che eh, purtroppo eh, passi in avanti non sono stati fatti. Io, io credo, in maniera del tutto intellettualmente onesta, che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, però riconoscere eh, che. Oggi eh, rispetto alla grande eh, disavventura, disgrazia e pandemia mondiale che ha colpito appunto il mondo e non solo l'Italia, ma l'Italia è stata sicuramente colpita eh, rispetto anche ad altri paesi europei di più, insomma quelle risorse che siamo riusciti ad intercettare eh, grazie al governo Conte 2 e poi grazie al buon governo eh, di Draghi fossero diciamo. Eh, insomma, Potessero essere utilizzate sicuramente con progetti eh, di interesse nazionale, anche le grandi opere, eh, che nelle regioni potessero essere calati eh, laddove c'è diciamo, più necessità e quindi per la coesione sociale e quindi per la sanità, eh, cosa che invece eh, mi sembra che insomma stiamo tornando indietro con tagli eh, nazionali e tagli lineari e quindi. Eh, penso che diciamo, l'opportunità, cioè, quello che poteva diventare un'opportunità di investimento, mi sembra che sta creando un po' un immobilismo nel Paese e anche in alcune regioni governate dal centrodestra, dove in tema di diritti, eh, compresa l'Umbria, si sta tornando un pochino indietro. Penso al tema della sanità, penso al tema della salute, penso al tema del benessere, penso al tema della condizione della donna. Dopo ci torniamo sulla sanità. Una domanda per voi. Eh, ho una mezza idea che l'onora pace non è d'accordo <ride> con la disamina che il capogruppo del Partito Democratico Ma ha appena. Fino sì in fondo non ci crede neanche la consigliera Meloni. Perché? Che dice. Perché? È un anno e mezzo che Giorgia Meloni è al governo del paese, e al contrario di Simone invece io dico che si vede, si vede per il paese Italia e si vede per la nostra regione. La venuta di Giorgia Meloni per la firma dell'accordo di sviluppo. Con la Presidente invece è stato un momento importante, un momento in cui l'Umbria è tornata centrale nel panorama nazionale. Prima la consigliera Meloni parlava dei fondi che erano stati intercettati tramite il PNRR dal governo Draghi, dal governo Conte. La Meloni anche su questo sta rendendo l'Italia un modello. Siamo uno dei primi paesi ad aver portato a casa tutte le rate nei tempi prestabiliti e stiamo investendo su progetti che anche questa regione aspettava da tantissimi anni. Quindi, Simona, parlavi di onestà intellettuale, no? E proprio in nome di quell'onestà intellettuale io credo che invece si debba ammettere che il Presidente Meloni stia facendo un lavoro straordinario a livello nazionale, a livello europeo e mi sia consentito di dire anche a livello mondiale. Stiamo ridando grande credibilità al nostro Paese, a differenza di quello che era accaduto negli anni precedenti. Noi non vedremo mai Giorgia Meloni tirare per la giacca come faceva il Presidente Conte, leader di altri Paesi europei. Giorgia Meloni va in Europa a testa alta e porta a casa i risultati per il nostro paese. Questo è evidente e questo glielo stanno riconoscendo tutti i leader degli altri paesi. Da questo punto di vista le elezioni europee sono un banco di prova, cioè si saprà sì. la risposta della gente a questo? Assolutamente discorso. sì, sarà il primo vero banco di prova, al di là delle elezioni regionali. Il centro-sinistra, il famoso campo largo, campo giusto, non so più come definirlo, aveva immediatamente gridato alla vittoria dopo l'incidente di percorso della Sardegna, un incidente che può accadere dopo tanti anni ininterrotti di vittorie del centro-destra. Da più parti urlavano che il vento era cambiato, le finestre probabilmente si sono chiuse immediatamente perché il vento ha smesso di soffiare. In Abruzzo abbiamo dato una grande prova di buon governo. Il presidente Marsilio, esponente di spicco di Fratelli d'Italia, appoggiato da tutti gli amici della coalizione, ha governato bene in questi cinque anni. E i cittadini abruzzesi, al di là delle polemiche strumentali, gliel'hanno riconosciuto con un risultato chiaro sin dalle prime proiezioni permettendogli di continuare a governare per i prossimi cinque anni e di raccogliere i frutti di un lavoro durissimo portato avanti nella prima legislatura e l'auspicio è che ciò accada nella stessa identica misura nella nostra regione. Simona Meloni, eh, adesso il test riguarderà eh, innanzitutto tante città, abbiamo detto, in primis il capoluogo di Regione Perugia, che, eh, il cui voto è imminente, poi ci sarà eh, il giudizio anche sul governo Tesei, perché si voterà anche per eh, il rinnovo del Consiglio regionale. Eh, come si pone il campo largo, le forze di sinistra che stanno cercando appunto di riconquistare il terreno? perduto nelle ultime elezioni amministrative? Io credo che eh, questo sia un momento, ormai sono diversi anni che eh, la politica in generale fa fatica ad intercettare il consenso, la fiducia e il... Eh, la voglia di tornare a partecipare delle persone, non a caso eh, come mi trovo spesso a dire ultimamente il primo partito sono gli astensionisti, sono coloro che non partecipano al voto, quindi io credo che eh, l'obbligo morale che ha un rappresentante delle istituzioni uscente o che si candidi per la prima volta sia quello di parlare ai cittadini abbandonando le parole e l'atteggiamento di propaganda, sia parlare un linguaggio sicuramente di verità, eh, spiegando quali sono le problematiche e spiegando però anche qual è la prospettiva che poi si vuole dare di visione ad una città o ad una regione, sicuramente pragmaticamente, quindi in maniera concreta perché su questo io credo che siamo tornati rispetto ormai a tanti anni fa a dover dare ai cittadini delle risposte che eh, forse sembravano scontate, ma oggi molte delle persone, su questo devo dire che anche la pandemia ha segnato... Un confine e un tratto distintivo tra il prima e il dopo sono aumentati fortemente i disagi sociali, la questione economica e la questione sociale è tornata prepotentemente, eh, diciamo, a esprimersi in tutte le sue difficoltà all'interno delle famiglie. E quindi noi dobbiamo affrontare le, queste, le risposte in maniera anche con approcci nuovi, secondo me, sicuramente non un approccio ideologico, ma un approccio concreto con diciamo. Restituendo un sogno ma restituendo anche delle risposte su quello che si vuole fare su tutti i campi, su tutti i settori. Credo che ci vogliano sicuramente più, più, idei, più idee e meno ideologie. Fermo restando che poi quello che si deve andare a ricostituire è quel tessuto di fiducia che la politica in generale ha perso e che ha perso anche il centro-sinistra negli anni. Ecco perché noi abbiamo bisogno di. Come dire, di diminuire, di accorciare quella distanza che c'è stata negli anni con i cittadini e che ci ha portato anche delle sconfitte sonore anche in Umbria, che è stata una roccaforte del centro-sinistra per 50 anni. Noi ci giochiamo una sfida importante a livello nazionale, con gli europei, con una segretaria che è stata eletta praticamente eh, un anno e mezzo fa e che sarà essenzialmente un banco di prova vedremo le candidature che si metteranno in campo perché comunque la differenza la farà la candidatura, la credibilità delle persone che si vogliono spendere, l'affidabilità, la eh, capacità di intercettare consenso, ma anche il ruolo delle persone nella società, chi ha fatto che cosa, cioè oggi noi dobbiamo candidare persone che sono riconoscibili nella società in termini di presenza, in termini di cose fatte, in termini di ruolo sociale che si ha ricoperti e naturalmente anche in termini concreti di quello che vogliamo fare. La nostra regione ha eh, fondato questo patto avanti, che è la sintesi di più energie che stanno nel campo del centro-sinistra. Io credo che noi il patto vero lo dobbiamo fare con i cittadini e con le cittadine dell'Umbria, a cui possiamo raccontare davvero quello che noi vogliamo fare per i prossimi anni. E' è evidente che. 4200 comuni a livello nazionale, le europee, adesso abbiamo la Basilicata, poi ci sarà il Piemonte e poi ci sarà l'Umbria tra novembre e dicembre. Adesso non abbiamo la data, siano un banco di prova molto importante per il centro-sinistra. Meloni, entriamo anche nello specifico. Lei prima accennava alla sanità, voglio entrarci anche perché lei ha detto che da oggi non si potrà più dire che i mali della sanità umbra. Sono un'eredità del passato, Beh, perché? Lo dico fortemente, come l'ho det detto anche in questi anni, perché ritengo che se c'è un punto, un, un vulnus forte, grande, rispetto a tutti gli altri su cui avrei da dire altre cose, ma per questa giunta te sei, è proprio quello della sanità. Cioè su questo non possiamo usare un linguaggio, come dire... Non netto. La sanità di L'Umbria, l'ha detto la Fondazione Gimbe, che è una fondazione sicuramente non di parte, che studia i dati e li mette in relazione tra di loro, eh, ci ha, ha, ha detto che fino al 2019. Eh, le prestazioni rispetto ai bisogni umbri in tema di sanità coprivano l'85,9%, ma ci ha anche detto che dal 2019, insomma, questo accadeva dal 2009 al 2019, quindi dieci anni della pre precedente giunta di centro-sinistra, dal 2019 la situazione è precipitata ma non è precipitata solo perché la Gimbe ci dice che per recuperare quelle prestazioni oggi bisognerebbe fare il 132%, quindi non solo recuperare il gap, ma fare anche un salto di qualità in più. Ma perché ce lo dicono i cittadini ombre? Non ogni giorno io come penso tutti i consiglieri sia di maggioranza che di minoranza riceviamo sollecitazioni, telefonate, eh, richieste di aiuto dai cittadini che non riescono a prenotare una visita. Che non riescono a fare un esame diagnostico. La sanità pubblica, l'ha detto anche la Procuratrice della Corte dei Conti, oggi in Umbria non è più garantita come un diritto sancito dalla Costituzione, che l'articolo 32 ci eh, esplica in maniera eh, esaudiente. Purtroppo, eh, mm. diciamo non so, il, 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 il clou dell'organizzazione della sanitaria, si chiama Piano Sanitario Regionale. Questa giunta in cinque anni ha, no, ha prodotto soltanto delle, di, delle delibere di giunta anche abbastanza confusionarie, ci ha raccontato che da 19 distretti, eh, da 12 distretti, scusate, che tra l'altro 12 sono le zone sociali e chi ha fatto amministrazione, ma chi sta anche nei territori sa quanto è importante anche questa interconnessione tra zona sociale e distretto sociosanitario. Diventeranno prima cinque, poi quattro, alcuni territori come il mio, territorialmente che vengo dal Trasimeno, prima stavano con Città di Castello, adesso forse con Perugia, ma niente di formalizzato. E quindi io credo che la, la medicina del territorio, anche qui la pandemia, diciamo sempre che ci ha insegnato che la medicina di prossimità è quella che riesce a soddisfare di più le necessità, i bisogni e le anche difficoltà dei cittadini, di una popolazione umbra sempre più anziana che ha bisogno di assistenza vicino alla propria domiciliarità. Assistenza domiciliare che è stata pesantemente tagliata a livello nazionale come a livello locale. Tant'è che io dico spesso che il governo Meloni, sbagliando, sta prendendo come esempio anche in tema di sanità la giunta dei 6, sbagliando perché questo significa che insomma, potrebbe perdere consensi altrove. Io credo che la partita eh, sulla sanità, questa giunta l'ha sbagliata completamente. C'è una disorganizzazione totale nelle aziende ospedaliere e anche nei distretti, ci sono 20 direttori che. Se ne sono andati in 5 anni, quindi immaginate se un direttore di produzione di un'azienda, un'azienda cambia 5, 20 direttori in 5 anni. Immagino che l'azienda chiude, io che vengo mm -hmm. da quel mondo lì. Quindi sulla, sulla sanità sono pesante, sono, diciamo. Eh, molto dura, semplicemente perché penso che, come il diritto allo studio, il diritto alla salute, per, anche per me che vengo da una famiglia umile, comunque dove le persone per curarsi hanno bisogno dell'assistenza sanitaria pubblica. Perché io credo anche nell'assistenza pubblica e nella sanità pubblica di qualità, perché è stata costruita con tanti anni di sacrificio e di lotte anche dalle nostre madri costituenti, prima di tutti da Tina Anselmi. Io credo che noi lì dobbiamo tutti insieme, eh, non la sinistra, non la destra, investire veramente insieme, perché è vero anche che dopo la pandemia la sanità vive una situazione complicata a livello nazionale in tutte le regioni, ma è anche vero che se dal 2009 al 2019 la mobilità attiva era molto alta, oggi vediamo che c'è una fuga non solo di cervelli e di professionisti, ma una fuga di pazienti che va altrove. Ci sono delle zone del territorio del Trasimeno che vanno in Toscana, ci sono delle zone dell'altra parte dell'Umbria, del Fulignate eccetera, che vanno nelle marche e questo è certificato dai numeri. Questo aumento della mobilità passiva disincentiva anche i professionisti a venire in Umbria e aumentare il livello di qualità dei servizi. La battaglia sulla sanità sarà una battaglia che mi vedrà in prima fila ma che dovrà vedere il PD e le forze di centrosinistra in prima fila perché questo è un diritto che io voglio che anche il centrodestra faccia insieme a noi. Allora che problemi ce ne sono, naturalmente lo sanno benissimo anche i cittadini. La disamina di Simona Meloni è stata molto ampia leonora Pace, presidente tra l'altro della Commissione Salute e Servizi Sociali dell'Assemblea Legislativa, quindi persona ben deputata a rispondere a questi Tematiche scottate tempo ha Paolo? Eh, <ride> Perché mi ha dato diversi spunti. Eh, sì. Il eh, consigliere Meloni, che ovviamente. Vorrei è, anche riequilibrare in termini di parco ma ma ci, mancherebbe, ci mancherebbe il consigliere Meloni, anzi la consigliera Meloni, <coughs> altrimenti. <ride> si irrigidisce magari. È una politica navigata, quindi sa fare bene il suo lavoro. Però prima lei parlava di onestà intellettuale e credo appunto che non sia intellettualmente onesto affermare che il tema delle liste di attesa sia un tema che riguarda l'amministrazione corrente. E quello che dispiace è che da troppo tempo da parte delle forze di opposizione si cerchi di costruire a livello regionale, a livello nazionale, un caso Umbria che non è nient'altro che la fotocopia di quello che sta accadendo nel mondo della sanità in tutte le regioni d'Italia, anche quelle guidate da governatori e da maggioranze di centro-sinistra. Il problema delle liste d'attesa in Umbria non nasce oggi. Prima ci dava i dati della Fondazione Gimbe. È vero, dal 2019 la situazione ovviamente si è aggravata come nelle altre regioni, ma perché c'è stato il Covid? C'è stato il Covid e nella Regione Umbria già a partire dal 2007 venivano prodotti decine e decine di dossier. Mi dispiace che non siano paragonabili con i dati di oggi perché ovviamente la strutturazione delle nostre aziende erano diverse, c'erano ancora quattro ASL e non due, mentre le aziende ospedaliere erano le stesse. Quindi già dal 2007 scontava un forte deficit di risposta nelle liste d'attesa. C'è stato il Covid con l'accumulo ovviamente di centinaia di migliaia di prestazioni. Si può fare sicuramente di più. Ma noi già dal 2023 abbiamo messo in campo dei piani di abbattimento delle liste d'attesa importanti. Lo scorso anno, nel mese di luglio, uno stanziamento di 7 milioni di euro che ci ha permesso di abbattere l'80% delle prestazioni. E di un mese fa la notizia di ulteriori 9 milioni di euro stanziati per l'abbattimento delle liste d'attesa, assunzioni straordinarie, organizzazioni di open day, smaltimento delle liste d'attesa negli istituti privati convenzionati. A me piacerebbe sapere qual è la ricetta del centro-sinistra invece per l'abbattimento delle liste d'attesa. Oltretutto, senza dimenticare che abbiamo cercato di rispettare proprio per via del fatto che la popolazione umbra fortunatamente sia una popolazione piuttosto anziana, il criterio di prossimità, quindi non solo cercare di sveltirle il più veloce possibile, ma soprattutto nel territorio di residenza per evitare che cargiver dovessero attraversare l'umbra lungo e largo come si è fatto per molto tempo per poter andare ad usufruire di una prestazione. Quindi è vero, ci sono problemi, non sarebbe intellettualmente onesto negarlo, ma non sarebbe nemmeno intellettualmente onesto negarlo. Che i problemi della sanità hanno attanagliato il nostro paese almeno da vent'anni a questa parte e non è giusto, è fortemente scorretto continuare ad affermare e non è la prima volta che lo sento che il governo Meloni stia facendo taglia alla sanità pubblica. Il governo Meloni si fregia nell'ultima legge di bilancio, d'aver stanziato per il fondo sanitario 136 milioni di euro, che è lo stanziamento più alto da prima dell'avvento del Covid. Io comprendo ehm, i nostri competitor, comprendo che per fare opposizione spesso e volentieri bisogna dire che chi ha l'onere e l'onore di guidare il paese piuttosto che la regione sbaglia tutto, però non comprendo come si possa spesso e volentieri speculare e raccontare <ride> Versioni distorte su un tema così serio come quello della salute dei nostri cittadini. Ecco, su questo mi piacerebbe, e l'ho già fatto più volte in aula, che venisse raccolto invece un appello alla massima collaborazione. Io ho fatto opposizione per tutta la mia vita, no? Sia in comune, sia quando avevo la fortuna insomma, di, di lavorare qui in regione pur non facendo ancora il consigliere regionale. E ho visto che i miei predecessori, piuttosto che io nel, nel mio paese di residenza su determinati temi, non ho mai fatto opposizione a prescindere, anzi ho sempre cercato di fare il mio, supportando chi governava in quel momento e cercando di capitalizzare risorse e portare a casa battaglie per le nostre comunità. Ecco, questo è l'atteggiamento che mi piacerebbe vedere in una classe dirigente matura e che soprattutto dovrebbe saper dimostrare capacità di governo, visto che questa regione l'ha amministrata per 50 anni, se mi è concesso di dire, con scarsi risultati anche nella sanità, perché forse gli amici del Partito Democratico dimenticano che il giudizio più severo da parte dei cittadini umbri nel 2019 l'hanno ricevuto proprio sulla loro gestione, alquanto discutibile rispetto alla materia sanità. Sicuramente, ripeto, avremmo potuto fare molto di più se avessimo avuto a disposizione cinque anni pieni di legislatura invece che due anni e mezzo, perché di questo parliamo. Sicuramente avremmo messo a terra progetti ancora più ehm, incisivi per le nostre comunità. Ma non si può negare che, comunque, il tiro abbiamo cercato di addrizzarlo, soprattutto da 18 mesi a questa parte. È vero, non è stato fatto il piano sanitario, ma sono state fatte delle delibere di giunta di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, che una volta messi a terra cambieranno veramente il volto della nostra sanità. Io comprendo che quando si fanno delle scelte importanti, quando si cambia dopo, da, dopo tanti anni di, eh, in cui si è amministrato e governato secondo il principio di ineluttabilità di tutte le cose è complicato da capire, ma appena questo sistema che noi abbiamo ridisegnato e ricostruito inizierà a girare io sono convinta che i risultati arriveranno e i nostri cittadini potranno avere una percezione totalmente nuova della sanità umbra che sarà una sanità appropriata e a misura di cittadino tanti campi relativi alla sanità eh, sono stati toccati in questi due interventi, volevo proprio dare al pubblico anche la, la vostra posizione su queste tante cose molto importanti per la gente. Con un patrimonio di un minuto e poco più ciascuno, tocco un altro argomento e scelgo di parlare di lavoro. Andiamo a Terni, pace, con l'accordo di programma dell'Ast che riguarda un sacco di... Cose. Assolutamente sì, Paolo, un tema centrale, l'abbiamo affrontato anche al penultimo Consiglio regionale con un'interrogazione a cui ha risposto la Presidente per conoscere lo stato dell'arte appunto dell'accordo di programma di Ast, un accordo seguito in maniera esemplare dalla Presidente che ha partecipato a tutte le fasi di coordinamento. Nella risposta all'interrogazione ci aveva rassicurato che si stava spendendo per organizzare un nuovo incontro al Ministero che ci sarà dopodomani, se non ricordo male, il 28. Un lavoro lunghissimo, complicato, perché ovviamente è un accordo che prevede allo stesso tempo una sostenibilità economica. Ricordo, parliamo di un accordo che cuba un miliardo di euro, di cui 300 milioni di parte pubblica. Che riguardi soprattutto anche la sostenibilità ambientale e gli investimenti infrastrutturali a servizio dell'azienda. E torno all'accordo di sviluppo di cui parlava eh, Simona Meloni: perché all'interno sono previsti anche dei fondi per la nuova bretella Steino-Brisciano e soprattutto finalmente per i lavori della, della variante Sud, che sono due infrastrutture a servizio dell'azienda. Quindi, sicuramente passi importanti in avanti per un'azienda che rappresenta una quota importante del PIL regionale che occupa moltissimi lavoratori, anzi è notizia di pochi giorni fa che Arvedi ha mantenuto l'impegno preso riassumendo anche una quota di lavoratori dell'ex DCT e probabilmente nei prossimi giorni saranno assorbiti in toto, quindi diciamo che siamo veramente a una chiave di volta che la regione con a capo la Presidente De Sei ha seguito in maniera seria, precisa e in grande sinergia con il Ministero. Meloni, la ricetta del Partito Democratico sul versante lavoro? La ricetta, prima diceva la, la presidente del partito Eleonora Pace, insomma, del gruppo. Eh, le ricette del PD allora, le ricette non ce le ha nessuno però sicuramente noi qualche idea ce l'abbiamo io penso che anche eh, e, e, e tra parentesi almeno io non sono una che ha fatto mai come dire opposizione distruttiva anzi diciamo anche spesso morbida però dico anche che a volte a quando c'è bisogno di essere duri eh, anche sul tema del lavoro vedo un po di eh, come dire, un po' di allontanamento eh, da, da quel mondo da parte della, della Giunta di Sei l'assessorato allo sviluppo economico non mi è sembrato così presente nelle vertenze che si sono susseguite in Umbria eh, io credo che eh, l'apertura la notizia di questi giorni che riguarda AST, ovviamente se va in porto e se va avanti per noi è molto importante perché ho visto che il 28 c'è questo incontro con il Ministero del Made in Italy e ovviamente dello sviluppo economico, quindi il Partito Democratico accoglie tutto quello che porta a sviluppo in Umbria. Diciamo che il tema del lavoro è così complesso che va diciamo, è trasversale a tutti i settori, prima fra tutti anche quello delle infrastrutture. Diciamo che avremmo voluto e vorremmo che con questi fondi del PNRR che insomma, ho visto i 21 progetti che ha presentato la regione dell'Umbria, ci sono dei territori che sono completamente abbandonati, dei territori che rimangono isolati e se vogliamo garantire e investire sullo sviluppo economico e sul lavoro dobbiamo intanto conciliare i rapporti con gli imprenditori locali. Secondo eh, diciamo, avere dei rapporti con, eh, con il governo e quindi con chi eh, si occupa di lavoro. Poi avere un buon rapporto e una buona interlocuzione con le associazioni di categoria e non da ultimo sviluppare l'Umbria affinché ci siano investitori nuovi e persone che continueranno ad investire. E credo che sul tema delle infrastrutture siamo molto sbilanciati in, nei vari territori dell'Umbria, credo che la centralità dell'Umbria sia in questi anni persa anche a causa della mancanza di interlocuzione della Presidente con gli altri Presidenti di Regione. Credo che ci sia una sorta di arroccamento e di immobilismo che ci ha fatto perdere decisamente molti punti anche sul PIL, l'abbiamo visto anche questo dai dati di questi giorni che malgrado ci sia stato uno 0,3% in più di ripresa l'Umbria è scivolata tra le regioni eh, diciamo del centro-sud. Eh, anche a casa avranno sentito la campanella che è l'antico segnale che ci dice che il nostro tempo è scaduto, quindi appuntamento alla prossima occasione qui dal centro video di Palazzo Cesaroni. Ringrazio naturalmente Simona Meloni e Leonora Pace per la loro presenza quest'oggi e tutti voi per averci seguito. Arrivederci.